Mandola da sempre si sta impegnando per sviluppare alcuni settori, in particolare quello del turismo e quello dell'enogastronomia. In particolare abbiamo anche tentato di lavorare per la realizzazione di un alberghiero che potesse portare qualità e formazione nel mondo della ristorazione, ma soprattutto nel mondo della ricettività. Il turismo sicuramente è una delle forme più importanti di economia all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Abbiamo quattro ragazzi che hanno messo in piedi quattro attività imprenditoriali per l'affitto e la gestione delle bike. Ci sono aziende di eccellenza gestite da giovani che stanno dando risposte economiche molto interessanti. Credo che queste siano le forme importanti sulle quali poter continuare a lavorare. Altra è quella, ma è il compito nostro della pubblica amministrazione, sviluppare ancora di più il lavoro sulla banda ultralarga, perché potrebbe portare insieme al turismo anche un'altra forma di lavoro, che è quello dello smart working, che in questo momento potrebbe essere una nicchia importante di lavoro. Su queste credo che i giovani possano e debbano impegnarsi per il proprio futuro.